Ciao a tutti, sono Fabio Tranchina del Sesto Municipio, ex ottavo qui vicino a voi, quindi molto vicino alle tematiche della periferia. Questa purtroppo è una periferia dimenticata, la nostra è assolutamente direi in un angolo. Voi non so se avete presente Torbella Monaca, Torre Angelo, tutto l'asse della Prenestina fino a Corcolle, eccetera, eccetera. Territori totalmente abbandonati. Per 5 anni il centrodestra ha fatto totalmente pena. Allora, qual è il messaggio? È uno solo, secondo il mio punto di vista, e penso il punto di vista condiviso da tutte le persone che vogliono che il movimento veramente vada avanti. Allora, la sfida qual è? Secondo noi dobbiamo, ecco, è arrivata la mia portavoce preferita, cioè l'unica portavoce che poteva stare insieme a me nel mio municipio, nel Sesto. Allora, la sfida qual è? Dicevo, la sfida è svegliare le persone che si sono stancate di vedere questo schifo, cioè i ladri devono andare a casa, perché abbiamo un problema serio. L'Italia non è più governata da persone responsabili, ci sono i ladri in Parlamento, non se ne stanno andando, e le persone hanno il potere di cacciarle via attraverso un movimento pulito. Per quanto criticabile, per quante pecche ci possono stare fra di noi, c'è sempre un piccolo particolare: questo non è un partito, noi non siamo organizzati, non c'è una struttura piramidale, ci sono i parlamentari che alla fine sono persone normali, sono entrati in Parlamento, io ci continuo a parlare. Noi ci sentiamo in rete tutti i giorni con tutti e 33 i portavoce di tutta Roma, ragazzi. C'è una interrogazione veramente che può partire da una persona che sta dentro un gabbiotto a fare la guardia di sicurezza e a controllare un impianto di differenziazione AMA con una puzza allucinante. Questa persona si scrive un'interrogazione perché gli abbiamo dato una lettera che denunciava alcune cose, ce la dà noi la presentiamo al municipio e automaticamente rimbalza in tutti i municipi di Roma. Questa persona io lo vorrei veramente ringraziare, si chiama Paolo, è una persona normale che a un certo punto si è stancato e ha usato due portavoce per dire in tutti i municipi di Roma questa cosa deve finire. Questo è il movimento e questa è la forza. Nei partiti non ci sarà mai questa forza, perché? Perché si fanno la guerra uno con l'altro, cioè loro stanno dentro le istituzioni perché devono mantenere il loro potere. Ci sono disoccupati che stanno dentro al municipio, io non dico che devono essere tutti ricchi, però alla fine il problema è uno solo: il movimento è virale perché dà voce ai cittadini. Grazie. Mie, sono l'altra portavoce insieme a Fabio nel Sesto Municipio. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo veramente bisogno del vostro aiuto. Vi vogliamo vedere dentro i consigli municipali, vi vogliamo vedere che partecipate anche voi insieme a noi alle commissioni, per vedere quello che fanno dentro le commissioni, perché la situazione è grave, è gravissima. Se continuiamo a starci solo noi là dentro, purtroppo la situazione non cambierà mai. Se iniziano a vedere invece che ci sono più cittadini che li guardano, che li osservano, che li controllano, la situazione potrebbe cambiare. Noi vi chiediamo aiuto anche per rispetto a una questione molto importante che è stata, con la quale abbiamo presentato, scusate ma io sempre emozionato riesco, non mi abituerò mai. Un po' di tempo fa, neanche un mese fa, dal municipio da noi è venuta la consulta dell'handicap che ci ha portato praticamente una delibera approvata dal nostro presidente di municipio sulla chiusura di 5 presidi sanitari nel nostro municipio, cioè 4, uno dell'ex decimo, quindi un presidio verrà chiuso nell'ex decimo e 4 da noi, per accorparli in un unico stabile dove il bando è stato fatto durante, diciamo, il periodo di febbraio, quindi calcolate un attimo anche che periodo a livello politico era, ed è arrivata una sola offerta da parte della Lupi, e quindi questi 5 presidi verranno chiusi e accorpati in uno stabile privato di Lupi. Abbiamo presentato questa interrogazione per chiedere al presidente del municipio perché avesse fatto una cosa del genere, visto che naturalmente avrebbe comportato questa situazione una serie di problemi per le persone, per i cittadini, perché
accorpare un unico presidio in un municipio che ha 250.000 abitanti naturalmente crea problemi di viabilità, di trasporto, e anche il fatto perché poi questi presidi comprendono vari servizi, dal materno infantile al CSM al centro vaccinazioni, quindi presidi che comunque hanno caratteristiche diverse con un'utenza diversa. Abbiamo chiesto perché non avessero fatto una ricerca sui beni appartenenti al Comune di Roma e avessero quindi affidare questi invece che a un privato a strutture pubbliche. La risposta che ci è stata data è che non potevano fare altrimenti perché non erano stati trovati altri immobili. Fatalità, la richiesta è arrivata solo dalla Lupi e quindi noi chiediamo, abbiamo scritto un articolo su questo che è stato pubblicato anche su Roma 2013, dove chiediamo, facciamo un appello a tutti i cittadini di proporre delle soluzioni alternative, perché non è giusto che i soldi pubblici vadano ad uno stabile privato. Questa interrogazione è stata presentata anche nell'ex decimo, quindi nel settimo municipio, al Comune di Roma, alla Regione e al Parlamento, proprio per dimostrare, come diceva prima Fabio, che noi siamo uniti, siamo una squadra a tutti i livelli istituzionali, quindi vi chiedo il vostro aiuto, intanto cercate di proporre delle soluzioni alternative a questo stabile e poi partecipate, perché là dentro non dobbiamo sentirci soli, siamo in un covo di vivere insomma, quindi vi prego, se voi partecipate, vi fate vedere, loro inizieranno a temere, quindi inizieranno a lavorare, perché la maggior parte delle commissioni si parla, si chiacchiera, ma non si produce e c'è sempre la solita situazione, sì, con i rimborsi. Ho finito, quindi vi prego, vi scongiuro, partecipate, non lasciateci soli.